Festa di Natale domenica scorsa nella parrocchia di Quarto Inferiore per la sezione bolognese dell'Unitalsi. La storica associazione di volontariato che assiste i malati e le loro famiglie nei pellegrinaggi ma anche nella vita quotidiana ha voluto regalare un momento di serenità ai tanti amici che durante tutto l'anno hanno bisogno di assistenza, solidarietà e amicizia. All'inizio della ricca giornata la messa nella locale chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. A presiedere l'Eucaristia Don Vittorio Serra, collaboratore del Vicariato Pastorale dell'Alta Valle del Reno e officiante a Cadriano e a San Nicolò di Villola. Ai tanti malati e ai loro parenti ha rivolto parole di consolazione legate alla liturgia del Natale. Oggi non pensavo di trovarmi in una chiesa così ricolma di persone, anche perché mi hanno detto che è per nel ricordo, nel sollevare un pochettino l'impegno di queste persone brave che si interessano della questione della salute degli altri, perché l'Unitalsi naturalmente non è per farsi belli, ma per alleggerire il più possibile la sofferenza che anch'io in questo momento me la porto dietro. E allora ecco, diciamo grazie al Signore che ancora nel nostro cuore riesce a suscitare quel seme d'amore dal momento che noi siamo figli di Dio e Dio è amore, e anche noi, come ognuno di noi riporta in qualche modo qualche carattere dei propri genitori, non possiamo non avere anche in noi quel carattere che ci viene direttamente dal battesimo. Al seguito della celebrazione, negli attigui locali della parrocchia è stato allestito un pranzo di condivisione e un pomeriggio di allegria con giochi e intrattenimenti. A chiudere la giornata una sacra rappresentazione recitata dagli stessi malati e disabili. Il racconto si è snodato tra canti e luci festose, ripercorrendo la storia della salvezza secondo la narrazione dei Vangeli, dall'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria fino all'arrivo e all'adorazione dei Magi a Gesù Bambino. Un momento di festa, insomma, e condivisione che ha alleviato le sofferenze e confortato nella comunione i parenti e gli amici, che ogni giorno, tra tante difficoltà, assistono i loro familiari.